Allora Gennaro, qui a Castel di Sangro per questo ritiro 2020 della Società Sportiva Calcio Napoli, come ti è sembrata l'accoglienza a Castel di Sangro? Ottima, un'accoglienza tranquilla, lineare, scorrevole. Siamo andati tutti dal campo, siamo entrati e ho visto anche un Napoli bello tonico. Allora, cara Caterina, tu rappresenti qui il gruppo Oltre Amici come anche gli altri tuoi compagni di avventura. Ecco, il popolo ultramico non ha voluto mancare a questa presenza qui, appunto, nella località abruzzese per stare accanto alla squadra azzurra. Confermo, cerchiamo di essere quanto più presenti è possibile, ci ha fatto molto piacere fare questa gita perché finalmente appunto abbiamo rivisto la squadra in campo, insomma, a giocare. Ci ha fatto molto piacere. Hai seguito gli allenamenti oggi dagli spalti dello stadio Patini e che impressione hai avuto di questo Napoli? Buona, buona. Abbiamo notato che mancava Allan, tra parentesi, se l'abbiamo visto male, quindi Gattacicova. A me personalmente è dispiaciuto non vedere Mario Rui, che ho un po' una passione per lui, ma che è infortunato. Comunque no, mi sembra stiano lavorando bene. Signe, tutti scudi. Insigne, sì, ha fatto pure un bel po' di Insigne, idem Mertens, Infatti ho vabbè, un detto. po' tutti, sì, esatto. Non lo so ancora nominare bene questo cognome, quindi volevo evitare. No, Allora, buona Piero, squadra. invece, ecco, non so se hai notato anche la presenza del nuovo attaccante azzurro, Osimhen. Che ne Anche no, pensi? che poi è una pantera, praticamente c'ha dei movimenti strani, non lo so se perché deve entrare in posizione, ma corre un po' strano, comunque c'è una potenza fisica esuberante, l'ho visto nel doppia faccia che ha spaccato in scivolata, entrato anticipando tutti, comunque spero che sia una bella sorpresa, perché anche perché è un acquisto abbastanza costoso. Quindi che cosa ci auguriamo per la nuova stagione del Napoli? Partiamo dalla Champions, quindi tornare in Champions, poi il sogno nostro è sempre lo stesso. Quest'anno ci abbiamo preso gusto con la Coppa Italia, l'anno prossimo Con un'altra coppetta, con un'altra coppetta, ecco, esatto, una troppo coppetta un pesante, po' più, esatto, troppo un po' più pesante. europea. Anche l'Europa League, poi il campionato, E Dio il sa, campionato, Dio lo sa. straniero.